diciamo, al malato che soffre, deve essere sempre comunque quello non di contribuire alla sua morte, bensì quello di garantirgli una situazione di sopravvivenza e di esistenza normale. E ha usato questo termine normale che io mi permetto di dire che è un termine che abborgo in tutte le sue accezioni, perché parlare di normale è qualcosa di assolutamente incomprensibile per quanto mi riguarda. Allora, venendo alla domanda del collega, dice, ma non sarebbe giusto considerare la situazione di colui che si trova a non considerare più vita quella che sta, tra virgolette, vivendo. Milano. A poche ore dal pronunciamento della Corte Costituzionale sul caso di Marco Cappato e DJ Fabo, la Gran Loggia d'Italia ha organizzato un pomeriggio di dibattito sul tema della libertà e dignità del fine vita. Contrapposti al tavolo dei relatori presso la Sala del Comune di Via Teresa Sarti Strada, i punti di vista più diversi su cure palliative, la cosiddetta morte dolce, in un'epoca nella quale le più moderne conoscenze scientifiche sulla morte cerebrale e il dibattito etico hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, anche da parte della Chiesa, che rimane comunque contraria a qualsiasi intervento volontario sul fine vita. Per me è un grande onore partecipare a questo incontro, che tratta dei temi assolutamente sensibili. Come sappiamo, la massoneria, in particolare la Gran Loggia d'Italia che rappresento in questo momento, non essendo il nostro sovrano gran maestro, gran commendatore, professor Antonio Binni, presente per un precedente impegno, è molto sensibile a queste problematiche, quindi pur lasciando la totale libertà di scelta e di decisione a chiunque, si interessa molto agli approfondimenti che possono sviluppare i vari aspetti legati alla fase della sofferenza, del premorte, degli eventuali aiuti che si possono dare a un paziente in una fase terminale della propria vita. Naturalmente voi avete un punto di vista di arbitri super partes. Sì, certo, proprio per definizione la libera muratoria si pone al di sopra di queste problematiche, perché esistono dei momenti storici in cui determinate idee hanno il sopravvento, altri in cui possono cambiare. Noi siamo consapevoli di questa mancanza di oggettività delle scelte etico-morali e quindi stiamo al di fuori, pur mantenendo e concedendo a tutti quanti la massima libertà di scelta. Mio figlio, quando aveva 11 anni, l'ho portato in pronto soccorso perché aveva un'appendicite. La appropriatezza della cura era fare l'appropriatezza diagnostica, fare una serie di esami che portassero alla diagnosi, come quelli che grazie a Dio hanno portato alla diagnosi della dissecazione aortica, e poi fare un intervento chirurgico. Non credo che ci sia tanto da distinguere. In questo caso appropriatezza e proporzionalità coincidono. Davanti a una sala gremitissima di pubblico, incuriosito dal parterre di esperti, si sono alternati l'avvocato Massimo Rossi, che difende il radicale Cappato, che si è autodenunciato per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi in esame, la dottoressa Giada Lonati, direttrice dell'associazione Vidas, che affianca quotidianamente i pazienti che si avviano verso la fine dell'esistenza. Il punto di vista filosofico era affidato al pensatore Diego Fusaro, che
ha posto l'accento sul quesito filosofico su chi effettivamente possa decidere quali condizioni di vita siano degne di essere vissute. Avvocato Rossi, avvocato difensore di Marco Cappato, con tutto quello che comporta, a poche ore da un'udienza importantissima. Sì, buongiorno. In effetti martedì 24 settembre si discuterà nuovamente davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale relativamente al reato di aiuto al suicidio di cui Marco Cappato è imputato a Milano e anche a Massa. Noi ovviamente siamo assolutamente fiduciosi che la Corte accolga la nostra questione di legittimità costituzionale, che è un fatto di civiltà e di diritto, però vedremo, tutto è possibile. Dottor Salonati, qui presente per questo pomeriggio un po' sofferto perché hanno fatto fatica a trovare la location, quindi argomenti molto sentiti. Qual è il suo punto di vista sul fine vita? Il mio punto di vista è che sia un percorso che inevitabilmente ci troveremo tutti a dover affrontare, che quindi è fondamentale prepararsi, avviare una riflessione, iniziare a pensare alla nostra mortalità, sia per arrivare pronti ad occuparci del nostro fine vita, sia onestamente per vivere meglio il presente con una maggiore consapevolezza. Io credo che in Italia dei passi in avanti importanti sul fine vita siano stati fatti con la legge 38 del 2010, che è la legge sulle cure palliative, che è una splendida legge, con la legge 219 del 2017, dopodiché sicuramente c'è spazio per una riflessione, che in ogni caso deve essere una riflessione ponderata, perché sono temi importanti e vanno affrontati sicuramente con attenzione. Che l'individuo avverte in sé la possibilità di vivere dignitosamente. Da questo punto di vista non c'è Stato, non c'è legge degli uomini che valga sopra l'individuo che decide per la propria vita. E questo sono forse uno dei pochi ambiti in cui mi definisco individualista. Non mi piace andare per le morte dolce, la morte può essere definita dolce, però certamente intorno prima degli aspetti, come dicevo, che possono coinvolgere anche le persone care, perché non dimentichiamo che nel momento in cui una persona rinuncia alle cure, all'alimentazione, all'idratazione, non sappiamo quando interverrà il momento della sua morte, i suoi cari sono lì a controllare, magari a casa, perché poi si può fare anche a casa, non necessariamente una figura medica, se il loro caro respira ancora, oppure non respira più. Quindi una situazione assolutamente diversa da quella del suicidio medicalmente assistito. Fusaro, personaggio visto e rivisto anche sulle televisioni nazionali, però principalmente un filosofo. Qual è il suo punto di vista sul fine vita, l'argomento di oggi? Sì, io credo che sia un tema filosofico più di ogni altro questo probabilmente, non soltanto giuridico come spesso viene affrontato, perché in realtà delle implicazioni metafisiche quasi. Chi decide che cosa è una vita degna di essere vissuta, ad esempio? Quand'è che una vita non è più degna di essere vissuta? Quali sono le implicazioni culturali di tutto questo? E soprattutto, quanta è l'importanza che può avere nell'ambito della società odierna porre questo problema? Sono contrario sia al proibizionismo sia alla liberalizzazione. Credo che occorra una regolamentazione dei fenomeni, ossia credo che occorra porre delle regole che facciano in modo che l'individuo possa liberamente determinarsi, senza però che accada quel fenomeno che altrimenti potrebbe imporsi, a mio giudizio, di una deregolamentazione tale da portare l'individuo a togliersi la vita non appena la sua vita non è più produttiva immediatamente. Perché appunto è molto semplice poi dire che cosa è una vita degna o non è degna, lo decide chi, appunto, il mercato, chi lo decide, la produzione, il consumo. Ecco, questo è il punto su cui bisogna riflettere, deve essere l'individuo e la sua famiglia, nel dialogo familiare, a decidere che cosa è una vita degna o no per sé.
Quindi il recupero dell'umanità a fronte di questo turbo capitalismo, che è un termine a lei caro. Non avrei saputo dirlo meglio e la ringrazio, è proprio così.